Buongiorno ragazzi, pronti per una nuova entusiasmante lezione di geometria? Oggi ragazzi continueremo a parlare di misure, vedremo i sistemi di misura e faremo qualche esercizio alla lavagna, così magari vi rianimate un po'. Su, su, non c'è bisogno di fare tutta questa scena. Prestate attenzione e vedrete che sopravvivrete. Prof, io la mia attenzione gliel'ho prestata l'ultima volta, ma lei non me l'ha mai ridata indietro, quindi oggi non ce l'ho con me. Amoretti, questo era divertente. Come premio, sarai il primo ad essere chiamato alla lavagna. La vita è strabica, guarda me, ma sorride sempre agli altri, azzeronacce. Ragazzi, abbiamo visto che la scelta dell'unità di misura è molto importante quando si vuole misurare una grandezza. Ricordate ad esempio la corda degli antichi egizi, oppure la mattonella per il pavimento. Ma queste due unità di misura sono difficili da replicare. La mattonella, ad esempio, quanto deve essere grande? Qualcuno potrebbe sceglierla un po' più piccola e qualcun altro un po' più grande. Quindi per qualcuno magari una stanza sarebbe grande 40 mattonelle e per un altro la stessa stanza potrebbe essere grande 20 mattonelle. Insomma, l'unità di misura non sarebbe uguale per tutti e ognuno misurerebbe le cose a modo proprio. Per superare questo problema, oggigiorno si utilizzano dei sistemi di misura basati su simboli e convenzioni stabilite a livello internazionale. In tal modo tutti usano le stesse unità di misura. E ad esempio, tornando al caso della stanza, se qualcuno vuole affittare una stanza da 20 metri quadri e trova un annuncio di qualcuno che la offre, beh, allora in quel caso siamo proprio certi di scegliere quello che fa per noi. Ma andiamo con ordine e vediamo insieme le grandezze principali e le relative unità di misura convenzionali. Cominciamo dalla lunghezza. La lunghezza, detta anche estensione lineare, è la grandezza associata ad ogni linea, appunto. La sua unità di misura è il metro, che si indica con una M minuscola. Si può utilizzare per misurare la statura di una persona, oppure la distanza tra due città, l'altezza di una montagna o qualsiasi grandezza associabile ad una linea. Ma prof, se misuriamo l'altezza di una montagna in metri, verrà un numero grandissimo. Esatto, e per questo infatti ogni unità di misura ha un sistema di multipli e sottomultipli. Nel caso del metro, le unità superiori sono il decametro, che si indica con la sigla DAM, l'ettometro, HM, e il chilometro, KM. Quelle inferiori sono invece il decimetro, DM, il centimetro, CM, e il millimetro, MM. Se le ordiniamo su una scala dalla più piccola alla più grande, possiamo anche capire come passare da una all'altra. Per salire la scala dobbiamo dividere la misura per 10 ad ogni gradino. Per scendere invece dobbiamo moltiplicare per 10 ad ogni gradino. Prof, per passare da centimetri ad ettometri devo salire 4 gradini, quindi devo dividere 4 volte per 10. Se ho una misura di 100 centimetri, diventerà di 0,01 ettometri. Mentre se voglio passare da decametri a decimetri, devo scendere di 2 gradini, quindi moltiplicare per 10 due volte. Ad esempio, 20 decametri diventeranno 2000 decimetri. Esatto, si tratta proprio di semplici equivalenze. Moretti, su una scala da 1 a 10, quanto sei disattento? Su dai, alla lavagna! Ma quale scala? Io non vedo nessuna scala, prof. Ma che, è già finita la spiegazione? E perché non suona la campanella? Forse si è rotta, prof. Dai, poche storie, vieni a risolvere l'esercizio. Risolvi l'enigma, Moretti. Risolvi l'enigma, Moretti. Risolvi l'enigma, Moretti. Risolvi l'enigma, Moretti. Era solo un incubo. Devo smetterla di addormentarmi guardando certi film dell'orrore.